Siamo qui a Poggio di Bretta per ribadire quanto siano importanti le frazioni per Ascoli. Sì, le frazioni sono molto importanti per Ascoli e anche per il futuro del territorio. Noi crediamo fortemente che lo sviluppo delle frazioni porta rigenerazione e porta nuova vita alle frazioni, anche alla città di Ascoli Piceno. Oggi abbiamo inaugurato il campetto qui a Poggio Bretta. Questo progetto è nato qualche anno fa, principalmente perché un bambino di Poggio Bretta mi aveva scritto su Instagram, poi incontrandomi in curva me lo diceva spesso: facciamo un campetto, i bambini hanno bisogno. Quindi abbiamo rigenerato, ovviamente con il supporto di tutta la squadra, la giunta e la maggioranza che mi sostiene, la riqualificazione di questo campetto con il nuovo manto in erba sintetica, nuova illuminazione e un nuovo spogliatoio. Poi abbiamo fatto un impianto di calisthenics per permettere ai ragazzi, ai giovani di allenarsi all'aria aperta, perché anche l'allenamento all'aria aperta porta comunque un miglioramento della propria vita e anche della socialità. Quindi crediamo fortemente nelle frazioni e crediamo fortemente nelle persone e nei bambini. Dando spazio ai bambini possiamo avere un futuro più positivo. Nella città di Ascoli faremo un programma molto molto ricco che vedrà tre direttrici principali: il mondo delle manifestazioni sportive, il mondo delle eccellenze da tutta Italia. Speriamo di riuscire ad avere Velasco, Tamberi e tanti altri personaggi importanti che verranno a celebrare appunto questo premio che abbiamo avuto. Insieme al sindaco il 12 dicembre saremo a Bruxelles, al Parlamento Europeo, a ricevere proprio il conferimento di questa onorificenza che abbiamo ricevuto. Poi svilupperemo tutto un discorso sul mondo della cultura abbinata allo sport, della scuola, quindi con dei temi che faremo fare ai ragazzi, i video che saranno fatti delle associazioni sportive. Però, oltre a tutto questo lavoro che faremo nel 2025 per celebrare, ripeto, questo premio ricevuto, cerchiamo di promuovere lo sport in tutte le sue manifestazioni, soprattutto dai più piccoli. E lo stiamo iniziando a fare anche nelle frazioni che chiaramente, come la nostra generazione che è nata, diciamo, giocando e divertendosi sotto casa, ha la possibilità in spazi che gli vengono concessi di poter fare quell'attività motoria che poi si ritrova a chiunque volesse fare, sia per un discorso di salute, attività sportiva, o chi volesse farla in età più competitiva, perché si sviluppano le capacità condizionali e coordinative nell'età che va dai 6 ai 12 anni. Come detto poco fa dal sindaco, la riqualificazione, diciamo, la dotazione dei servizi nelle frazioni è un elemento importante per permettere anche alle zone limitrofe, al centro cittadino, di crescere. Sì, assolutamente, perché teniamo molto alle frazioni come amministrazione comunale e diciamo, questi spazi di condivisione e di socializzazione sono fondamentali. E questo è il primo campetto con i fondi del PNRR che viene inaugurato, diciamo, riqualificato perché esisteva già. E è un intervento, diciamo, molto importante per la frazione perché è un punto, appunto, di aggregazione fondamentale, e oltre al campetto è stato realizzato anche l'impianto di calisthenics. Perché innanzitutto puntiamo sullo sport e sul far stare il più possibile i ragazzi, i bambini all'aria aperta, e in modo tale, insomma, no, di favorire la socializzazione, di farli stare il meno possibile con lo smartphone in mano. E vogliamo puntare, ecco, alla realizzazione di questi interventi anche in tante altre frazioni della città. Assessore, questo è il primo cantiere del PNRR Pinqua 15. Assolutamente sì, grande soddisfazione perché comunque a distanza della scadenza, no, che tutti conosciamo come il 31 di marzo del 2026, inauguriamo già un cantiere PNRR facente parte del Pinqua 15, chiaramente, perché come sapete, no, ad Ascoli comunque ci sono i due filoni di Pinqua legati al PNRR. Questo è uno dei 34 interventi del Pinqua 15 che oggi inauguriamo in una bellissima giornata, restituiamo, insomma, alla frazione un punto di aggregazione sportivo-sociale di una discreta rilevanza, insomma. Costo dell'intervento?
Parliamo di 130.000 euro di quadro economico e abbiamo realizzato praticamente il manto in erba sintetica, una parte di recinzione, rete parapalloni sistemata alla parte degli spogliatoi con l'impianto di videosorveglianza e il potenziamento della pubblica illuminazione.